Ciao ragazzi, oggi voglio fare un sugo con i piselli. Allora, adesso cercherò di spiegare tutti i passaggi. Ho soffritto questa cipolla surgelata, perché io utilizzo la cipolla surgelata, l'ho soffritta e l'ho lasciata sdorare. Dopodiché ho messo i piselli e 2 bicchieri di acqua e così li faccio cucinare un po'. Dopodiché, quando l'acqua si è asciugata, prendo questa bottiglia di sugo della Del Monte, classica. Qua dice passata finissima, non l'ho mai provata, non so come sia. Comunque dice origine italiana, per cui ho deciso di comprarla. I piselli invece sono i soliti piselli della Despard che avevo mostrato nel video dei prodotti finiti e sono piselli surgelati. Comunque adesso quando finisce di... Così quando si evapora l'acqua, prendo la passata classica, la verso e faccio un sugo che mi durerà per circa 2 o 3 paste asciutte. Allora, io utilizzo i sughi pronti di solito, però quando sono a casa, come oggi, che sono a casa di riposo da lavoro, preferisco fare dei sughi belli freschi, che così me li trovo anche per 2 o 3 giorni dopo, ci condisco la pasta, perché sono veramente ottimi e molto più buoni rispetto a quelli preparati. E poi vi farò vedere il risultato finale di come è venuto il sugo. Ieri ho fatto, no, ieri. L'altro giorno, sarà stato 3-4 giorni fa, con le melanzane che avevo avanzato dalla parmigiana, ho fatto un sugo alle melanzane che era una cosa meravigliosa e mi sono pentita di non aver fatto vedere come era venuto, perché abbiamo mangiato 2 pasta asciutte, abbiamo mangiato per 2 giorni sugo con le melanzane, una cosa spettacolare. Comunque adesso vi farò vedere com'è venuto questo. Ecco, adesso ho aggiunto il sugo e praticamente lascio cucinare per circa un'oretta perché lo voglio bello denso. Comunque tengo la bottiglia di passata perché se poi si asciuga prendo e ci metto un po' di acqua perché sì, mi piace denso, ma non troppo. Io ho dei gusti un po' strani e devo decidere io quanto denso deve essere. Comunque adesso lo lascio cucinare e ci metto il sale. Io utilizzo, non so se avete visto, questo sale rosa, vediamo se riesco a mettere a fuoco, sale rosa dell'Himalaya e quindi metto un po' di sale. E poi vado a mettere anche un po' di zucchero oltre al sale. Adesso metto il sale, vedete un pizzico, due. Io ne metto poco perché dopo ho paura di metterne troppo, al limite lo aggiungo. Poi prendo lo zucchero, che è questo qua, prendo e ci metto anche un po' di zucchero per togliere l'acidità del pomodoro, ok? Dopo lo farò, adesso non me lo faccio vedere perché sennò non riesco a riprendere. Ecco, la pasta sta cucinando, io cucino i tortiglioni con farina d'orzo della Despard Vital che sono molto buoni. Il sugo che è venuto fuori è questo, ha una densità media ed è con i piselli e poi secondo me si può aggiungere anche un po' di peperoncino. Perché secondo me col peperoncino viene ancora più buono. Comunque, ecco, adesso la pasta ha finito di cuocere. Io prendo, metto una parte di questo sugo sulla pasta e ci aggiungo anche il parmigiano reggiano. E vedrete che bontà! Ve lo consiglio questo sugo, come vi consiglio, perché poi potete cambiare gli ingredienti. Ci potete mettere le zucchine, le melanzane, cosa ci potete mettere? Amore, cosa ci si può mettere? I funghi. È Pasta col facilissimo tonno, fare il tonno puoi il mettere, tonno tonno e posso... piselli, scherzi. Vuoi che aggiunga il tonno? No, va bene Va così. bene così? Comunque mio compagno suggerisce anche tonno e piselli, che è fantastico perché l'avevamo già fatto ancora una volta. Buona. Va bene? E quindi niente, buon appetito a tutti, ragazzi!